Un giovane topo di biblioteca era intento a rosicchiare l'ennesima mappa, quando... Certo, il prossimo anno in Cina sarà l'anno del topo. Era la voce del padrone di casa, il discendente di un certo Marco Polo. Il topo, credendosi un esperto di viaggi, decise di partire. Si imbarcò sulla prima nave in partenza. Attraversò il Mediterraneo e raggiunse le coste della Palestina. Giunto a Samarcanda, incontrò un anziano artigiano alle prese con il grande mosaico della madrasa. Temo di non farcela terminarlo. Il topolino, che a Venezia oltre alle mappe aveva visto anche tanti mosaici, decise di aiutarlo. In un grande mercato trovò un vaso decorato con una bellissima gru. Gru, aiutami tu! Sono diretto in Cina, ma non so come proseguire. Guarda quei tappeti, stanno per essere acquistati. Nasconditi lì. Ti porteranno verso est. Il topolino clandestino partì con la carovana di mercanti attraverso steppe e deserti. Superò altissime cime e percorse fiumi ghiacciati, viaggiando per giorni e giorni, saltando di carovana in carovana. Ogni tanto si perdeva, ma c'era sempre qualcuno pronto a suggerirgli una strada. Grazie. Oh, a dargli un passaggio. Finalmente giunse in Cina, proprio nel bel mezzo dei preparativi per la festa. Ciao, ma sto preparando gli auguri per il nuovo anno. È l'anno del topo, lo sai, straniero? Posso farti un ritratto? Non si sa se il nostro eroe sia mai tornato in patria, ma si racconta che fece grande fortuna. E in Cina, ancora oggi, tutti raccontano le sue avventure.